Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio mostrare dei modi per utilizzare i tappi delle bottiglie di vino che magari abbiamo accumulato a casa e non sappiamo che farcene. Ho trovato varie idee su Pinterest, che come al solito sapete che ormai lo adoro, e ve le volevo mostrare. Partiamo dall'utilizzo più semplice, che è quello appunto che ha a che fare con il vino, e incollandoli semplicemente uno di fianco all'altro possiamo realizzare uno splendido vassoio. Tagliandoli invece magari a pezzettini più piccolini, quindi per corto, diciamo, possiamo realizzare dei sottobicchieri che sono veramente molto graziosi. Possiamo creare anche delle decorazioni vere e proprie per la bottiglia, in cui appunto poi inseriremo la bottiglia stessa. Un altro uso molto divertente è quello di utilizzare tappi di sughero per mettere e attorcigliare le nostre amate cuffie. In questo modo le possiamo avere in maniera molto ordinata. Possiamo utilizzare anche i tappi per fare un portacellulare e possiamo anche trasformare i nostri amati tappi in dei magneti e utilizzarli magari sul nostro frigorifero. Un'altra idea molto simpatica è utilizzarli come portaspilli, magari anche decorandoli in modo molto simpatico. Possiamo utilizzarli per la nostra anche collezione di gioielli, magari attaccandoci semplicemente dei ganci in questa maniera oppure in quest'altra maniera con una cornice poi molto graziosa. Possiamo anche utilizzarli per legare i fili delle prolunghe, per esempio, che abbiamo. Basterà fare due fori nel tappo e poi inserire quello pezzo di corda. Possiamo anche utilizzarli come portachiavi, semplicemente inserendo un piccolo gancino, e possiamo anche utilizzarli come etichette per magari i vasi che abbiamo nel giardino, sui quali magari possiamo andare a scrivere le varie spezie che abbiamo piantato. Un'altra idea molto carina è quella di utilizzare i nostri tappi per dei timbri, che possiamo realizzare semplicemente con un cutter, possiamo dargli la forma che più ci piace. Un'altra idea che mi è piaciuta molto è questa, ed è una specie di lavagnetta per i post-it, quindi per ricordarci tutto quello che dobbiamo fare. Un trucchetto molto semplice anche per riutilizzare i tappi di sughero è quello di utilizzarli sotto alle sedie o ai mobili, perché magari a volte scivolano o rovinano il pavimento, e quindi con i tappi possiamo salvare il nostro pavimento e anche non far scivolare le sedie. Possiamo anche utilizzare i tappi per un mini orto che possiamo avere magari nella nostra cucina, anche attaccandoci un magnete, possiamo attaccarli semplicemente al nostro frigorifero. Passando al tema che più in questo periodo mi piace, e cioè il tema dei matrimoni, possiamo utilizzarlo anche in questo caso come segnapostolo, per esempio, quindi possiamo tagliare semplicemente il nostro tappo e inserire il nome della persona che è a quel tavolo, o anche magari in quest'altro modo con una semplice graffetta possiamo inserire o un pensiero che vogliamo o sempre il nome della persona che sta a quel tavolo. Passiamo alla decorazione e l'arredamento per la casa e abbiamo anche un'intera cucina decorata con i tappi che vanno a sostituire le piastrelle. Poi abbiamo delle decorazioni semplicissime che possono essere dei quadri realizzati con i tappi. Possiamo anche utilizzarli per apposto dei pomelli, quindi per cambiare pomelli che magari non abbiamo in alcuni mobili, e possiamo addirittura utilizzarlo come un vero e proprio tappeto per metterlo, per esempio, in bagno quando usciamo dalla doccia o dalla vasca. Si utilizzano i tappi anche come decorazioni vere e proprie, e quindi vengono realizzati magari dei vasi, delle lampade, qualcosa, insomma, come decorazione di casa. E addirittura questo mi è piaciuto tantissimo, questa specie, insomma, di tirassegno con i tappi di sughero come decorazione, ed è perfetto perché magari così non roviniamo il muro. Un'altra decorazione che si fa con i tappi sono le ghirlande, sia nel periodo di Natale che magari nel periodo anche di primavera, da mettere appunto dietro la porta. Io spero che questo video vi piaccia. Se questa nuova tipologia di video vi piace, mi raccomando, fatelo sapere giù nei commenti, lasciatemi tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!